chiamo Alessandro Pintus, sono un fotografo e faccio parte della società Ales e Ales, sono uno dei due soci. Anche io mi chiamo Alessandro Peralta, sono socio di Ales e Ales, pratico la fotografia da tantissimo tempo, tutto è nato come una passione. Mi ricordo che la prima macchina fotografica me la prestarono durante la gita delle medie. Già solo avere l'oggetto in mano dava un senso di gratitudine molto grande. La passione per la fotografia nasce un po' per caso. I miei genitori trovano una macchina fotografica, una Reflex, una Minolta 7000, che viene portato a casa. Inizio a frugarlo un po' e lì scopro, insomma, di avere una certa attitudine alle foto. Che frequentavo un circolo di fotografi e ho conosciuto degli altri appassionati, fra i quali Alessandro. Alessandro mi piaceva moltissimo per il suo modo di fotografare le persone. Mi ricordo che un giorno ha portato delle fotografie, le classiche fotografie dell'amica, mi sono piaciute veramente tanto. Io ho proposto, visto che dovevo fotografare una mia amica, di darmi una mano a fare queste fotografie. Il nostro studio fotografico si occupa di fotografia commerciale, quindi rivolta alle aziende, e fotografia per cerimonie, quali insomma i matrimoni. La forza è proprio nella collaborazione, cioè l'incontro tra due fotografi molto diversi fra di loro, con caratteristiche proprio tecniche e umane diverse, quindi uno un po' più emotivo anche nel suo approccio alla fotografia e un altro invece probabilmente più tecnico e più attento ai dettagli. Io ero un fotografo, diciamo, più attento alla parte tecnologica della fotografia. Alessandro gli piaceva molto la parte umana, gli piaceva molto il rapporto con la persona che fotografava. La qualità del lavoro è sicuramente uno degli elementi che cerchiamo di trasmettere di più ai nostri clienti. La qualità non riguarda solamente l'aspetto fotografico, quindi realizzare delle fotografie d'impatto, delle fotografie diciamo così, d'effetto, che sia nell'ambito privato, quindi le cerimonie, sia nell'ambito commerciale, quindi le aziende, abbiano un risultato, in un caso emotivo, in un caso ovviamente commerciale, con un ritorno commerciale. Dall'altro però anche rispettare alcuni criteri imprenditoriali, commerciali, quali il rispetto per esempio delle scadenze, consegnare un album in 6 mesi, un album fotografico matrimoniale in 6 mesi, per noi significa non dar qualità. Il lavoro che noi facciamo tutti i giorni è un lavoro ovviamente commerciale, che serve, come è normale che sia, a guadagnare dei soldi. Vendiamo delle foto su commissione e poi ci vengono retribuite. Questo è sostanzialmente il nostro lavoro. Però in realtà nasce da un altro sentimento, che è stato quello in cui abbiamo preso la prima volta la macchina in mano e, un po' come succede in una relazione, insomma, nasce qualcosa di molto bello. Spesso l'aspetto commerciale tradisce questo primo incontro, no? E si tende a diventare sempre più dei fotografi commerciali. Noi crediamo che invece vada preservato tantissimo questo aspetto, cioè la creatività e l'aspetto così più intimo che muove un fotografo verso questo campo. Perché nel momento in cui accontenti troppo il cliente, continuamente troppo il cliente, perdi completamente la tua personalità e inizi a eseguire quello che farebbe lui con la macchina fotografica e quindi perdi anche di qualità. Un secondo elemento importante nell'essere un buon imprenditore è sicuramente quello di avvalersi di collaboratori validi. Noi, essendo un piccolo studio, non abbiamo dei dipendenti, ma abbiamo scelto negli anni i migliori collaboratori, quelli più talentuosi, quelli più aperti anche alle innovazioni che in qualche modo abbiamo portato. E questo credo che sia la forza dello studio. Per noi è molto importante anche l'aspetto legato alla comunicazione, quindi
comunemente chiamato marketing. Cerchiamo di raccontare quello che facciamo attraverso delle iniziative che possono partire semplicemente dal biglietto da visita sino alla campagna pubblicitaria. Sicuramente quest'ultima, quella della campagna pubblicitaria, è stata un'esperienza anomala per uno studio fotografico. A quel punto abbiamo preferito, insomma, metterci la faccia, come si dice, e quindi abbiamo così scelto una foto che ci rappresentasse, che destasse qualche interesse. Anche tutto il resto della nostra promozione è curato nei minimi dettagli, dal sito sino al biglietto da visita. Noi abbiamo scelto, avendo due settori di riferimento, abbiamo scelto di avere due biglietti, uno bianco e uno nero, con la scritta grigia. In quello bianco c'è scritto cerimonia e sono i nostri due marchi. Il lavoro di fotografo è sicuramente il lavoro più bello che ci sia, altro non potrei dire. Il consiglio che posso dare ai giovani, non solo in questo campo ma in generale in tutti gli altri settori, è quello di provare a credere in se stessi. Buone idee se ne possono avere, le hanno in tanti. Il problema è quel momento in cui tu incontri un ostacolo. E io credo che quell'ostacolo sia l'arma vincente per poter arrivare molto più in là. La verità è che nel momento in cui tu hai lottato, tu hai anche imparato qualcosa, quindi di conseguenza cresci proprio interiormente e ti troverai avanti senza neanche accorgertene. Io personalmente credo che in Sardegna ci sia l'opportunità di fare delle cose importanti, perché ci sono delle qualità veramente, veramente alte. Ogni tanto si sente anche di qualche sardo che fa qualcosa di importante. I valori che deve avere un imprenditore innanzitutto sono legati alla visione della vita della persona. Quindi l'elemento principale è sicuramente il coraggio. Deve avere il coraggio di proporre i suoi prodotti e quindi se stesso, rischiando. Il consiglio principale è credere in se stessi, capire anche i propri limiti, quindi puntare sulle cose in cui uno crede, gli piace, ma anche portato. Capire fin da piccoli, probabilmente bisognerebbe capire questo, capire quali sono le tue capacità e puntare su quelle, e automaticamente i risultati arrivano.